Allora, di nuovo il più cordiale ben connessi con RDA Radio 1 Web Radio Associate. Ci sono adesso 142 canali consorziati. Io spero che poi sia in differita che in simultanea anche la rubrica M91 Genoa con Marco Follese possa essere diffusa nel più largo raggio possibile. Mi dicono che con Marco Follese abbiamo ottenuto risultati lusinghieri, quindi risultati positivi anche col tennis, anche con altre discipline sportive, per cui sono molto contento. E addirittura sembrerebbe che da quando abbiamo stabilito un quadrilatero, ovvero sia Marco Follese, Basilio Villari, Federico De Angelis, Roberto De Angelis e tra un po' si aggancerà anche Tiziana Leoni, questa Formula 1 divampa come il fuoco. Però di Formula 1 ne parliamo quando facciamo la Formula 1, chiaramente, perché poi mi prendo già la delega da Marco Follese di farla una diretta di Formula 1, perché abbiamo tanti interrogativi. Per esempio, alla Red Bull gli hanno tagliato qualche ala, la Red Bull non fa più niente. Chiusa parentesi, torniamo a noi. M91 Genoa. Genoa, che è una bella squadra, che nell'ultima gara di campionato che ha giocato contro di noi della Roma, nel primo tempo, poi sentiamo se Marco è d'accordo, non è esistita, cioè è esistita molto meno di una splendida Roma. Nel secondo tempo si sono ribaltate le situazioni e l'amarezza noi romanisti ce l'abbiamo non tanto perché loro hanno pareggiato, perché hanno pareggiato al 96esimo, cioè mentre l'arbitro stava per prendere il fischietto in bocca e dire è finita la partita. Chiaro che fa più rabbia, fa più amarezza, fa più colpo negativo il pareggio all'ultimo istante. Avessero pareggiato, che ne so, a metà del secondo tempo, vabbè, è 1-1, forse la sopportavamo di più. Allora, intanto Marco Follese, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come stai? Ti sento pimpante. Bene, bene, dai. Oh, e un plauso, te l'ho detto in privato, te lo dico anche in pubblico, perché nonostante che facevi il commento dalla parte del Genoa, hai detto ragazzi questo per la Roma è rigore, non ci piove, è proprio rigore, non esiste viano di mezzo, non l'hanno segnalato, l'arbitro ha fatto finta pure di non sentire il VAR, se non vado errato, se non dico una fesseria, e la partita poi è finita come è finita 1-1. Però c'è una morale in comune per Genoa e Roma, vediamo se tu concordi con me o come hai considerato. Le partite durano ormai 94-96 minuti, allora se il Genoa gioca i secondi 45 e la Roma i primi 45, sono due squadre che già stanno in debito di forza fisica, cioè in debito di respiro, dopo 4 giornate, ma scherziamo, oppure che succede? No, niente, ad esempio io parlo del Genoa, il primo tempo ha messo una formazione più difensiva, mettendo Torsby a centrocampo, 3-5-2, con davanti Pinamonti. Nella ripresa ha messo i giocatori che sanno giocare a calcio, ha messo Malinowski, ha messo Vitinha, ha cambiato modulo, sì. 4-3 o 4-4-2, come così, e il Genoa ha giocato meglio. I giocatori forti devono giocare. I giocatori forti questo. Devono giocare. La Roma è calata anche perché ha levato Dybala, che ha messo Baldanzi, se non sbaglio. Sì, sì, poi sì. Quel ragazzino che è pazzesco, Pisilli. Pisilli, sì, sì, è vero. E poi alla fine cosa ha fatto? Ha levato l'ucraino per mettere il suo muro dopo che non ha tenuto un pallone. Era meglio Dobbichi. Lui lanciava, lui il pallone grosso e metterlo giù. Anche perché si è dimostrato che essendo un vero centravanti di ruolo, cioè di quei pennelloni che stanno lì la devono mettere dentro, se tu non giochi in profondità, quello fa il semaforo nelle difese avversarie, o mi sbaglio io? Sì. Poi per quanto riguarda il gol al 90esimo, il Genoa non molla mai, l'ha dimostrato anche contro l'Inter. Con l'Inter stava perdendo, ha segnato al 94-3. Ma se fosse ribaltata la storia che l'anno precedente si perdeva o si pareggiava all'ultimo istante, no? Magari partite tenute bene, all'ultimo prendevano il gol, stavolta c'è il rovescio della moneta, recuperano le partite agli ultimi istanti. Quest'anno è il contrario, teniamo sempre dopo il 90esimo. Oh, domanda da esterno, ma tu ti saresti aspettato l'esonero di Daniele De Rossi dopo la partita col Genoa? Ma onestamente avevo dei dubbi, anche perché la partita prima, se non, no, le partite prima non aveva fatto, non aveva pareggiato, se non sbaglio, a Cagliari.
A Cagliari ed Empoli sono state veramente negative al massimo. Poi con l'Empoli ha aperto in casa, vai a perdere in casa con l'Empoli, Però però dopo ha avete tenuto testa alla Juventus. detto la Juventus, ma alla fine attaccavano anche col Genoa al primo tempo, l'avevamo fatto un partitone, se non era per Gollini che ha fatto tre parate pazzesche. Cioè, quindi se qualcuno mi viene a raccontare che il primo tempo poteva essere pure uno 0-2 per la Roma, non si sarebbe inventato nulla. No, era meritatissimo. Il Genoa è stato salvato da Gollini. Oh, e invece adesso abbiamo Juric, secondo me è un'involuzione, però sai com'è? Gli allenatori sono legati ai risultati, non vengono o vengono cambiati. Ma no, guarda, io ci arrivo a mettere a posto lo spogliatoio, perché qua c'è qualcosa nello spogliatoio, ci sono due o tre giocatori, se non faccio nomi, ma li sappiamo chi sono. Facciamo pure quattro, magari. Che vogliono comandare, vogliono fare, perché non è possibile che fanno fuori Mourinho, poi fanno fuori De Rossi. Adesso arriva Juric, li appende al muro, io lo conosco come ha giocato da noi ed è stato il nostro allenatore. Oh, e dentro gli È la spogliatoi testa mi dicono che calda, quando c'era da fare le sceneggiate non era secondo a nessuno, mi sbaglio. No, è la testa calda. Io mi ricordo ancora quando è stato 2 anni fa che è venuto alle mani col direttore sportivo Sì, del Torino. ripreso pure dalle telecamere della 7, nonostante che si fosse accorto che c'erano le telecamere, non gliene è fregato granché, Non è insomma. fregato niente. E qua c'è da fare piazza pulita e levarsi le mele marce, come si dice in gergo. È vero. Allora, adesso ci sarà Venezia-Genova. Quando c'è la partita? Quando ci sarà? Sabato alle 15. Sabato alle 15. Allora, qualcuno mi ha scritto: beh, ma come sta allenando Di Francesco il Venezia? Questa è Romina. Come sta allenando Di Francesco il Venezia? Il Genova non deve avere paura. Sono 2-3-0 e si riportano a casa i 3 punti. Secondo me è troppo facile così perché. Metti caso che Di Francesco ritrova il lago, ritrova il bandolo della matassa, che succede poi? No, devi andare a Venezia consapevole della tua forza, che siamo superiori a Venezia, e giocare con serietà, non mi viene la parola, Con professionalità massima, con rispetto massimo dell'avversario, no? concentrazione e la porti a casa. Oh, mi scrive Gaetano, non so se è tifoso del Genoa, ma scherziamo, con quei quattro rimasugli che ha il Venezia vuole stare pure in Serie A e il Genoa deve temere il Venezia. Ma perché ci sono? Allora, faccio una domanda a Marco Follese. Io penso che ogni partita sia a sé stante, no? Perché il gioco, la manovra, poi ci sono delle situazioni, magari io cicco un pallone, lo prende l'avversario, lo mette dentro, io ho giocato benissimo, vince l'avversario perché quel pallone l'ha messo dentro. Questi sono gli episodi, no? Abbiamo vedere sulla carta, non ci dovrebbe essere partita, ma le partite vanno giocate anche. Anche tutti dicevano che l'Inter andava col City, ne prendeva 4, tra un po' vinceva. È vero, no, pure questo è vero, soprattutto no. Oh, ma c'è cioè, qui. Allora, Valentina da Napoli, dalla nostra redazione, si vede che mancano Gudmundsson e Retegui, cioè sono due vuoti importanti che ancora Gilardino, secondo la nostra collaboratrice, non è riuscita a colmare. Tu che ne pensi? Più che Retegui manca Gudmundsson, quell'uomo che ti quel giocatore che ti salta all'uomo, ti fa superiorità numerica. Gudmundsson manca. Abbiamo Messias, che è un signor giocatore, però Messias fa 3 partite, poi 4 ne fa fuori perché c'ha sempre problemi muscolari. Adesso è di nuovo fermo già da un mese. E Gudmundsson manca, sì. Retegui non tanto, perché abbiamo Pinamonti e Kuban. Anche l'anno scorso sì, è stato fuori 2 mesi, se non sbaglio, però ha fatto 7 gol. Non è stato quel Gudmundsson che ha fatto 15 gol e 15 assist. È vero, è vero, è vero. Purtroppo. Pinamonti potrebbe sviluppare meglio dentro il Genoa di quest'anno. Non sta giocando male Pinamonti, ha fatto anche gol della vittoria a Monza. Si deve ancora integrare nei meccanismi di Gila, però è migliorato rispetto a quello che avevamo visto 5 anni fa, però aveva 20 anni, 19 quando è venuto il primo anno a Genova. Oh. Il portiere invece, io mi fermo un attimo sul portiere perché tutti noi osannavamo Martinez, che era un buon Mamma mia, portiere, eh? Cioè sapeva pure ricostruire l'azione della difesa, bla bla bla. Però, se non altro, secondo me il Genoa ha recuperato un portiere di ruolo perché Gollini non è come Martinez che è manovratore, però in porta, almeno dimmi se sto sbagliando, io lo vedo più sicuro
dello stesso Martinez. Dimmi se Sì. sbaglio, però, perché io No, vedo no, stai dall'esterno. funzionando, Martinez. Con i piedi, no. Nel senso, sì, fa parte dell'azione, però non è Martinez. Però tra i pali, ragazzi, sta facendo delle parate. L'ha fatta con l'Inter, l'ha fatta con la Roma, l'ha fatta con... E poi qui non ha Gasperini con il quale aveva forse discusso, ha Gilardino che per il momento vede bene questo portiere, no? Sì, titolarissimo. Oh, domanda maligna. Gilardino, De Rossi appartengono alla stessa epoca, hanno fatto lo stesso corso. Io vorrei capire perché, essendo intelligenti e bravi tutti e due, Gilardino dalla primavera viene in prima squadra e riesce a dare una costruzione di gioco, tant'è vero che è stato confermato come allenatore. De Rossi, che ha una vastissima esperienza come giocatore, forse un po' di meno come allenatore, invece naufraga. Perché, secondo te? Perché secondo me, allora, De Rossi prima di andare alla Roma era andata alla Spal, era stato esonerato, ma là c'era una situazione societaria, infatti poi sono retrocessi, non so se sono falliti, non so cosa è successo. A Roma c'è qualcosa nello spogliatoio che, te l'ho detto, De Rossi mica tanto, è tosto come a carisma, solo che sono questi tre o quattro che rovinano lo spogliatoio. Però mettiamo adesso un attimo un'ipotesi assurda, tanto non è successa, quindi si può dire. Se dopo 4 giornate il Genoa avesse avuto 3 punti, l'avrebbero esonerato Gilardino o no, secondo te? Secondo me no, non credo. Quindi questo esonero puzza di bruciato, praticamente, l'esonero di De Rossi. Qualcosa in società, leggevo che c'è l'amministratrice delegata che lo voleva, non voleva manco rinnovare il contratto, che voleva prendere Palladino, se non sbaglio. Sì, voleva prendere Palladino, è vero. Però non puoi esonerarlo dopo 4 giornate, dopo che hai giocato bene a Genova, perché E prima dopo avevi che hai esatto. stipulato un contratto per un progetto di 3 anni, questo poi è l'assurdo, perché... Poi andiamo a vedere la partita Roma-Empoli, l'hai persa, ma hai beccato 3 pali. L'hai Vero? beccato 3 pali, con la Juve te la sei già andata a giocare e la Juve è forte, la Juve è Ma forte. io pensavo difatti che Juventus-Roma finisse veramente male. Ma veramente, dico, questi vinceranno 2-3-0, mamma mia, speriamo diciamo, di diminuire il passivo il più possibile. Invece a un certo punto ho visto che se la Roma ci avesse creduto un po' di più in due azioni, magari portavamo a casa pure 3 punti su 3, No, devono, molto, già è iniziato già a puzzarmi qualcosa quando l'anno scorso è andato via Tiago Pinto. Sì, vero. Tiago Pinto, giusto, il direttore sportivo, si chiama Sì, sì, Tiago sì, sì. Pinto. E là ho detto, ma c'è qualcosa di strano. Poi hanno fatto fuori Mourinho, vabbè, non c'è, però si stava ancora giocando l'Europa League, si stava ancora... Mourinho andava bene, perché la Coppa magari te la portava a casa l'Europa League, Mourinho. Potrebbe, Secondo sì, sarebbe potuto succedere, vero? me la pulizia la devi fare con quei tre o quattro giocatori, mandarli subito via a gennaio, sappiamo chi sono. Lo potevi fare pure a giugno, però. Dovevi fare a giugno, però. Perché io ho visto che quando il centrocampo, poi rientriamo sul Genoa, è vero, dalla regia mi stanno facendo cenno, però una curiosità la possiamo dire, che quando il centrocampo giallorosso non aveva i soliti protagonisti era molto più fluidificante. Poi i giocatori si possono pure rompere, ammalare, squal essere squalificati, però con nuova gente, questa nuova gente segue De Rossi al 100%. Gli altri gli dicono sì, vabbè, è arrivato De Rossi. A me sembra questo, e così non si va da nessuna parte, insomma, no? Non so se è vero, voi lo sapete meglio di me che Oh, si sono. però vedi la differenza degli ambienti. Allora, Gilardino è l'ex centravanti del Genoa e di tante altre squadre. Con certe persone ci aveva pure giocato insieme, perché è vero, non mi si può controbattere nulla. Però al momento che è diventato il mister del Genoa. Poi ci sarà stato chi sarà stato contento e chi meno contento. Succede in tutte le squadre così, no? Tutti però hanno rispettato il ruolo del mister. Cioè, io ci ho giocato con Andrea, giocavamo insieme, e mo che fa? E mo fa l'allenatore e ti comanda. Ti comanda, sì. Ma sta situazione allora viene accettata a Genova e non viene accettata a Roma? Come funziona? Non lo so, no, no, non so cosa dirti.
Perché pure Gilardino sarebbe potuto andare incontro a questi, tra virgolette, incidenti di percorso, no? È l'ex giocatore, ma che vuole questo? Gilardino vuol dire che li mette anche in panchina, ha messo contro la Roma, Malinowski era in panchina, Malinowski lo farebbe sempre giocare, Vitinha in panchina. Poi Certo. invece niente, quando fanno gruppo sanno che sono tutti importanti, che giocano tutti. E Sì, perché questo. poi arrivi al punto che o mandi via sei giocatori e non lo puoi fare, oppure mandi via l'allenatore che è più semplice e più facile. Io ti faccio, ma c'è qualcosa in società, perché ti faccio un esempio. Tu hai dato, hanno dato via Calafiori, l'avevano regalato. Poi in quest'estate hanno dato via Bove. Che non sarà un campione, però era un cursore buono a centrocampo. Bove però ha 21 anni, è ancora un ragazzo. Adesso c'è con Zelensky, come si Zaleski, chiama? Zaleski, Zaleski, sì. Sì, Zalewski. C'è qualcosa nella società, perché secondo Zaleski, me. come uscito De Rossi, è stato reintegrato in rosa. Allora ci sono frizioni all'interno della squadra. No, ritorniamo però al Genoa. Allora, abbiamo detto che questo Venezia all'acqua alta, all'acqua alla gola, i collegamenti tra centrocampo e attacco e difesa, la squadra è scollata spesso e volentieri. Però io non mi fido, cioè, perché se questi ritrovano l'intesa e la ritrovano magari nella partita col Genoa, il Genoa non si può sedere sulla sedia a sdraio e dire adesso gliene faccio tre e li rimando a casa, assolutamente no. Assolutamente no, 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 viene riconcentrato. Poi bisogna vedere anche a volte, poi lo sappiamo, bisogna vedere se la squadra è con Di Francesco contro. Ecco, questo è pure il Magari punto. diciamo, la perdiamo e ce lo levano. Chi lo sa, perché se perde anche contro il Genoa, Di Francesco verrà esonerato, sicuro come una Pasqua. Dove è andato Di Francesco? È sempre esonerato ultimamente. È perché sono tutti quelli che sono convinti delle loro teorie calcistiche, che sono ottime, ma sono teorie. Poi devi vedere i giocatori che hai a disposizione. Perché se lo stesso Juric ha detto: è vero che io gioco a tre, ma con l'assenza di due terzini fondamentali, ritorno al gioco a tre. Gilardino invece, qui mi aggancio anche a questa situazione della difesa, una volta mi presenta la difesa a tre, una volta la difesa a quattro. Perché? Perché là è la bravura dell'allenatore, sa per cambiare in opera in corso. Se vedi che non va a questo modulo, lo cambio. E non è la prima volta che lo fa Gilardino. Sì, ma noto che cambia spesso e volentieri, eh. Sì. Lui si basa in base anche alle partite, a come giocano gli avversari. Però Sempre. ho visto, e lì ritorno sempre allo stesso periodo, che mentre Daniele De Rossi ha sempre difficoltà nel cambiare in corsa, Gilardino ci ha abituato a cambi repentini. Perché mentre stiamo commentando, ecco Gilardino con la difesa a 3, ragazzi, sono 10 minuti che ha messo a 4 la difesa. Quindi è un Gilardino che sa leggere le partite? È un Sì. Gilardino che pesca nel mazzo della fortuna? No. No, 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 non è la prima volta, l'ha sempre fatto. È bravo, Gilardino è bravo come allenatore. Potrebbe andare già alla Juventus? Ci può stare, c'è andato Thiago Motta No, aspetta, che. la mia è una domanda chiaramente teorica, nel senso con le potenzialità che sta dimostrando, io ho nominato Juventus, però qualsiasi altra grande squadra, insomma, eh. Sì, ma prima o poi ci andrà, prima o poi ci dovrà provare. Secondo me sì, andrebbe bene. Oh, Gilardino, mi dice Raffaella, Gilardino risente delle influenze di Gasperini, ma è vero? Beh, sì, è stato suo allenatore. E quindi praticamente sono tutti figli di Gasperini qua, Gilardino. Juric, Thiago Motta, Gilardino, Palladino, tutti i figli di Gasperini, anche se secondo me è Gasperini. Il top. Di questo, allora, l'osservatore, non il tifoso, perché il tifoso chiaramente spera sempre che il Genoa vinca, il tifoso del Genoa, è normale quello, no? Ma l'osservatore Marco Follese ha tremori, ha timori o che cos'altro? Nel senso, col Venezia, cioè, mi vedo un film, tanto vinciamo 4-0 oppure no? No, vince 4-0, no, ma sono tranquillissimo. Io sono più in ansia per la partita di Coppa, che c'è il derby il mercoledì. Addirittura.
settimana prossima c'è Genoa Sampdoria. Ma scusa, la Sampdoria è esonerato pure Andrea Pirlo, che forse era l'unico che ci capiva qualcosa là in mezzo. Là sono più, ho più ansia che la partita di domani, sono onesto. Sì, vabbè, perché è sempre un derby cittadino poi alla fin fine, no? Sì, ma poi devi fare risultato anche per forza, perché poi c'hai il Genoa, c'ha la Juventus in casa e l'Atalanta a Bergamo. Oh, mi sta chiedendo Valentina da Napoli, ma è partita secca di Coppa Italia, cioè c'è uno che passa, sì, e l'altro che va a casa, no? Sì, eliminazione diretta. E temi la Sampdoria, scusami. No, con tutto il rispetto, aspetta, con tutto il rispetto per la Sampdoria, che ha un buon organico, ci mancherebbe altro. Forse quest'altro allenatore è più meno teorico e più pratico, per carità, però se io vado a vedere i due organici, detto da fuori, attenzione, forse è più facile per me, c'è un abisso tra le due formazioni. Come si fa a temere la Sampdoria in Coppa Italia? No, se abbiamo delle due rose non c'è partita, però è sempre un derby. È un derby che sfugge alla logica del risultato, dice. Lo sappiamo come funzionano. Oh, quindi magari andare a Venezia, cercare di chiudere la partita nel primo tempo con almeno due gol di scarto, per poi fronteggiare il Venezia nel secondo e prepararsi molto molto bene per la gara di Coppa Italia. Sì, sì. Eh sì. Quello, oh, sì. Gara di Coppa Italia che si vedrà in chiaro in tutta Italia, perché Mediaset ha scelto questa politica commerciale. E ti dico la verità, io pensavo che la Coppa Italia non se la filasse più nessuno, e invece grazie a questa tecnica delle partite tutte in chiaro, pure se c'è Solbiatese Chievo Verona va in chiaro, gli ascolti per la Coppa Italia sono stati non recuperati, addirittura raddoppiati rispetto a quelli che faceva Mamma Rai. Come te lo spieghi sta storia? Perché le fa vedere tutte, poi se vai a vedere fa vedere veramente tutte le partite Mediaset. Però anche forse i commenti sono più appassionati, sia delle prime che delle seconde voci. Sì, perché la Rai sono soporiferi, diciamocelo onestamente. Forse la Rai prendeva sotto gamba la competizione, nel senso, sì, la dobbiamo fare, la facciamo, però Coppa Italia è una coppa così di riserva, di rincalzo e via discorrendo. Mediaset ogni tanto come atmosfera parla, attenzione, di spettacolo, te la fa passare come se fosse la Coppa UEFA o la Coppa dei Campioni, Quindi forse attira di più la gente a vedere lo spettacolo. Sì, sì. Oh, mi scrive Marilena, tranquillizza il tuo ospite, sono 3 punti col Venezia e passiamo il turno contro la Sampdoria. Beh, vabbè, mica penso che tu dovresti essere felice, no? Ci so. Scusami, tranquillizzo, io lo tranquillizzo, però... Io ho visto che Follese è sempre concreto, cioè vuole vedere i risultati quando l'arbitro fischia la fine. Perché poi è chiaro che pure Follese spera che batte il Venezia e batte la Sampdoria, ma è normale quello, no? Oh, secondo Gianluigi invece, non sono né del Genoa della Sampdoria, ma Genoa-Sampdoria si deciderà ai calci di rigore. Aia. Dai. Perché poi mi scrive Federico da Genova addirittura, stesse tranquillo il signor Follese, perché a volte nel derby la squadra più sgangherata e sghingherata che siamo noi, vittima sacrificale già agognata e desiderata, poi alla fine magari il derby lo prendiamo noi. La partita finisce 1-2, ragazzi, non è che quello che ho detto io, se andiamo a vedere la rosa non c'è partita. Ti salutano, ti salutano, poi ti faccio finire il commento, anche Alessandra Rosa da Schio. Schio dove sta? Scusate, io sono profano. Lombardia? Schio, forse Lombardia, non lo so. Te lo dico, te lo diciamo subito. Comune di Schio in provincia di Vicenza. Pensa un po'. Ma geografia è vero. Vabbè, ma io Schio ti spiego, Schio la sento pochissimo. Magari il nome lo conoscevo, ma non sapevo che era provincia di Vicenza. Basket femminile, e ti seguono da Schio 3 persone. Sono 3 persone, quindi salutiamo anche queste 3 persone che ci seguono da Schio. No, salutiamo. Ciao, poi questa, caro Follese, qui rientro nell'ambito della radio. La web radio è questa, perché
È vero che tu non sei come in modulazione di frequenza, dove se io faccio M91 Genova, può darsi che mi hanno seguito 10.000 persone con te, o mi hanno seguito due persone, perché tutto può succedere. Qui, visto, ti dico subito che abbiamo 136 persone live, sono certificate perché mi appaiono 136 pallini. Poi se accettano il tuo commento, accettano le mie domande, io questo non lo so. So solo che 136 live non è assolutamente male e avere tre persone che ci seguono da Schio in provincia di Vicenza, beh, penso che sia positivo, no? Oppure che sono tre. Sì, certo, ottimo. Poi c'è qualcuno che mi scrive, sì, i risultati sono positivi, ma non siete come RTL RDS, tanto di cappello. Cioè, noi saremmo degli sciocchi, per non dire peggio, se noi tentiamo di fare il paragone con RTL 102.5 e con RDS. Io penso che, cioè, dovremmo rinchiuderci in manicomio. Non ho la forza per gareggiare con i giganti. Nel mio piccolo, però, per me sono preziosissimi tre persone che ci sentono da Schio nell'ambito di 136. Piuttosto che i 10 milioni al giorno che c'ha RTL, no? Perché quello è un muro compatto. Noi se vediamo che tre persone di Schio, che sto vedendo il diagramma degli ascolti della radio, e noi da Schio non ci avevamo mai avuto ascolti, eh? Attenzione. Quindi magari interessa il Genoa, magari interessa, visto che sono nel Veneto, Vicenza potrebbe darsi che interessa il Venezia. Mi scrive Monica, Monica da Venezia. Oh, che bello! Ma, mi staccate un attimo la linea cortesemente. Ma, siete proprio sicuri che il Venezia non rinascerà, nella prossima partita contro il Genoa? Perché Di Francesco saprà prendere le contromisure. Marco Follese, devi rispondere tu. È quello che sto dicendo, che non è una partita semplice per il Genoa, e lo stiamo dicendo dall'inizio. Certo che la palla è rotonda, può anche vincere Venezia se poi. Oh, però diciamo che l'ascoltatrice, che sarà penso tifosissima del Venezia da quanto sta scrivendo, può sempre sperare che il suo Venezia possa recuperare. Non è vietato sognare. Ah, ci mancherebbe. Poi è chiaro che se, facendo tutti i scongiuri per te, vincesse il Venezia, dovremmo analizzare nel post partita perché il Genoa ha perso col Venezia. Appunto, sì. È semplice, cioè. Se come sta il Genoa e come sta il Venezia adesso vincesse il Venezia, c'è un'involuzione da parte del Genoa che ha dimostrato un gioco superiore a quello del Venezia, tant'è vero che le posizioni in classifica penso che siano un po' distanti, no? Poi bisogna vedere anche la partita, magari il Genoa fa 500 tiri in porta, gli altri ne fanno uno e vincono, la palla è rotonda, sono Proprio per sempre questo è bello dentro. il calcio. Domanda finale, usciamo un attimo fuori da Genoa, Venezia e tutto il resto. Non c'è, secondo te, un po' troppo calcio che alla fine fa annoiare il telespettatore? Partite, ragazzi. E da quando è iniziato venerdì scorso, perché c'era stata la pausa della nazionale, da venerdì, oggi di nuovo venerdì, tutti i giorni ci sono state partite. E non c'è un giorno senza partite, è vero? Stasera c'è la Serie A, poi c'è sabato, domenica, lunedì, poi c'è martedì, mercoledì, giovedì c'è l'Europa League, c'è la Coppa Italia. Ci Poi venerdì sarà anche ricomincia la tutto. conference, se non vado errato, no? Perché le coppe sono diventate adesso tre: Coppa dei Campioni, Coppa UEFA e Conference, se non vado errato, Non c'è più quell'attesa che c'era prima, che aspettavi il E mercoledì di che Roma. tante volte dovevi sperare nella buona sorte che Rai 1 comprasse i diritti della partita di Coppa dei Campioni, qualsiasi essa era, perché altrimenti te la dovevi sentire in radio in tutto il calcio minuto per minuto. Sì, troppo, troppo calcio, troppo. È vero. Saluti dal direttore di L Radio, il giornalista Ezio Luzzi. Grazie Ezio, molto gentile. Poi Grandissimo. i saluti da un grandissimo come lui È un valgono. grandissimo. Beh, no, valgono i saluti di tutti. Aspetta, redazione di Napoli, di tutti sono validi i saluti. Quando poi c'è un giornalista del calibro di Ezio Luzzi e non di questi quattro signori, uso un eufemismo, che pensano di essere degli dei, dei padri onnipotenti,
Beh, io accetto il saluto di Ezio Luzzi, che è uno che capisce di giornalismo e di vita sportiva. Sinceramente, io lo apprezzo 10.000 volte di più rispetto a questi quattro scarzacani. Stop, perché poi dopo divento offensivo. No, visto che siamo stati attaccati in queste mattine in una maniera un po' ignobile. Perché io dico sempre, io seguo la mia radio e seguo il mio circuito. Voi siete con me e sapete tutti che lo fate con tono affettuoso, amichevole e libero, perché non percepiamo un centesimo da quello che facciamo. Però siamo liberi nel modo di esprimerci e di pensare. Non dobbiamo dire grazie a nessuno, né dobbiamo dire sì signore ad alcuno. Anche perché, come tu puoi vedere, ormai sono diverso tempo che mi conosci, no? Grazie a Gloria Vaida, non ho mai imposto nulla a nessuno. No, Quindi no, ho detto, assolutamente. dite quello che pensate tranquillo. L'importante è che lo dite in maniera civile ed educata. Però, se volete dire l'arbitro non è stato all'altezza della situazione, poi io in gergo privato cambio i vocaboli e dico che cos'era l'arbitro. Però a microfono acceso non si può. Qui No, no, no. invece, tante volte, non so lì a Genova, ma qui a Roma, le radio che sono sfociate in televisione, alcune, mica tutte, chiaramente, il turpiloquio è sempre lì che sta pronto a essere usato, a essere utilizzato. E questo, secondo me, non va bene. Non va bene perché il contraddittorio serve. Allora, io la penso male di De Rossi, faccio un'ipotesi. Tu la pensi bene, tu devi esprimere la tua idea e io la mia. Io penso malissimo di Gilardino, tu benissimo. Io dico il mio pensiero perché esprimo malissimo, e tu Certo, il tuo. cavolo. Poi i fatti dimostreranno chi ha ragione fra i due. Ma io penso che sia buono. Cioè, perché è tanto difficile? Siamo in una cultura, e qui devo chiudere, ok? Che al di fuori pure del mondo del pallone, cioè Marco mi dice A su una certa situazione, pure politica, no? Io dico B, poi arriviamo tutte e due a litigare perché io dico a Marco che non capisce assolutamente un piffero. E Marco mi risponde: no, sei tu Roberto che non capisci un piffero. Invece, anziché confrontarci, perché potrebbe essere che nel tuo pensiero c'è qualcosa di buono, anche se opposto al mio, e nel mio c'è qualcosa di buono pure se opposto al tuo, no? Questo è quanto. Allora, ci sono linee telefoniche molto ballerine oggi. Vediamo un po' di recuperarlo al volo perché ci teneva ai saluti con Marco Follese. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Regia, mi fate un fischio, mi fate capire che cosa sta accadendo. Abbiamo sentito una linea chiusa. Non riusciamo a collegarci con Marco, come mai? E i minuti corrono. Fastweb. Sì, grazie. Risponde la segreteria telefonica. Ecco, riproviamo una seconda volta. O si è scaricato il telefono, potrebbe essere pure, eh? Altrimenti lo salutiamo così. Mi dispiace, però. Non possiamo farci assolutamente nulla, aspettiamo ancora un attimo. Eravamo in diretta con Marco Follese, avevamo parlato del Genoa. Fastweb. No, 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 no. Risponde la segreteria telefonica di Assolutamente tre. non si può continuare, mi dicono, perché risponde la segreteria telefonica. Allora, noi ringraziamo Marco Follese, perché poi ci allarghiamo sempre un pochino con Marco Follese, e cercheremo di parlare con lui ancora del Genoa, ma anche di Formula 1, di equitazione, di tennis, perché Marco Follese è un 360 gradi, credetemi, poliedrico al massimo. Allora, Marco Follese, grazie di aver commentato il pre-partita di Venezia-Genova, vedremo come andrà e aspettiamo il tuo commento post Venezia-Genova. Grazie a tutti e ci risentiamo prossimamente.